i giornali ha portato a casa, dove viveva anche il padre, un'amica speciale, così riporta la stampa, e il padre l'ha uccisa e poi si è suicidato. La domanda, appunto, come ho detto, è stupida retorica, serve ancora una guida di questo genere? Ma io sono convinto che se andiamo a guardare gli archivi dei giornali troviamo anche il padre che ha portato il ragazzo che ha portato la ragazza algerina, il padre l'ha ucciso e poi si è suicidato. Allora, il problema è cercare di capire quanto un caso di cronaca sia significativo della nostra società. Il problema della stampa, parla uno che ha fatto il giornalista per 25 anni, è che i giornali parlano dell'uomo che morde il cane, perché il cane che morde l'uomo non fa notizia. Per cui la domanda che faccio io è perché dobbiamo basarci su questi casi estremi per cercare di ragionare sulla nostra società? La nostra società è fatta di madri che ammazzano i figli, poi ammazzano se stesse, e la mia domanda allora a questo punto è: queste madri sono rappresentative della famiglia No, italiana o no? assolutamente. A meno che le vogliamo prendere come caso estremo di dei livelli a cui può portare una situazione ingiusta in cui ci sono delle donne che non hanno nessuna via d'uscita, eccetera. Però per arrivare a ammazzare i propri figli, ammazzare se stessa, magari qualche problemino psichico, magari ce l'avranno anche avuto queste persone. Allora, diamo per scontato che l'omosessualità non è niente diverso dall'eterosessualità, non è niente di diverso. È una situazione in cui ci sono delle persone sane e delle persone matte. Addirittura noi abbiamo teorizzato l'esistenza del repartino l'ala psichiatrica del movimento gay, perché ogni tanto vede le persone decisamente disturbate. Il problema è che ce l'abbiamo noi, come ce l'ha anche l'Arcicaccia e la Bocciofila e l'associazione parrocchiale, il tipo strambo c'è sempre in tutte. La domanda è se vogliamo che queste persone diventino la rappresentazione degli omosessuali, perché questo è quello che ha fatto, per esempio, la psicanalisi per 50 anni. Tutte le persone che avevano turbe psichiatriche andavano dagli psicanalisti e gli psicanalisti scrivevano che gli omosessuali erano quelli che loro avevano studiati. Quando si è cominciato a dire: scusate, ma perché non proviamo a studiare anche quelli che non sono venuti da voi perché non avevano nessun bisogno? Improvvisamente si sono resi conto che tutto quello che aveva scritto non reggeva più, perché il problema era che quelle persone avevano determinati disturbi non perché erano A omosessuali, prescindere dalla ma perché erano omosessualità. squilibrati. Allora l'ha fatto Evelyn Hooker negli anni 50 questo lavoro, ed è il lavoro che ha portato alla cancellazione dell'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali. Ha preso dei gruppi di omosessuali well adjusted, che si trovavano bene nella loro pelle, di eterosessuali well adjusted, di classe sociale paragonabile, sezione paragonabile, ha fatto loro dei test e poi è andato da quegli esperti che dicevano: l'omosessualità è una condizione di patologia psichica che si può rilevare dai test. Li ha sottoposto a doppio cieco i test, dicendo uno di un omosessuale e uno di un eterosessuale. Indovina chi è? E non ci sono Se non riusciti. ci sono riusciti, con loro grande stupore. Quando le sentinelle in piedi vi dicono che l'omosessualità è stata tolta dall'elenco delle malattie mentali per la lobby omosessualista, mentono, perché è stata tolta perché dopo 30 anni di sfide che dicevano: adesso ci portate i dati statistici a doppio cieco, scientifici, che dimostrano che questa popolazione è una popolazione di malati. Non ci sono riusciti e quindi l'APA l'ha cancellata dall'elenco delle malattie mentali. Ho risposto, credo. Da scuola dopo si va troppo lontano. Sì, però ecco, collegato a questo discorso, sempre rimanendo ancora sulla parte, diciamo, dell'accettazione di una persona omosessuale, a me interessava molto questo discorso del quanto siamo, l'avevo accennato un po' all'inizio, autocondizionati. Tu parli del primo nemico che è dentro di noi, parlo di noi in quanto lesbica, insomma. E suggerisci proprio, cioè suggerisci e descrivi anche proprio le fasi che in genere, poi è chiaro che tutto è soggettivo, si attraversano per accettare con piena consapevolezza e serenità l'omosessualità. Soprattutto, ecco, questo nemico dentro, Sì. come lo possiamo debellare il più velocemente possibile? Allora, comunque, ricordo che il libro è un libro che
che si impernia sul rapporto con la famiglia, quindi sì, è un manuale di coming out, però visto nell'ottica di una persona che sta facendo un certo tipo di ragionamento con la famiglia, quindi non aspettatevi di trovare nel mio libro il manuale per essere lesbica felice, se possibile, ecco, no. Realizzato. Quindi da prima di farmi fare la figura del guru che ti dà le istruzioni di vita, mettiamo le mani avanti. Però comunque questa cosa che mi hai chiesto è una specie di luogo comune, cioè una cosa che ho preso dai libri americani, di psicologi americani, il fatto che il coming out nella maggioranza dei casi è una cosa che avviene a stadi, a fasi, anche perché tutti noi emergiamo da un'infanzia, da un'adolescenza in cui ci è stato insegnato a pensarci, considerarci come eterosessuali. Quindi è comunque un viaggio da un'identità eterosessuale a un'identità omosessuale, che può avvenire velocemente e lentamente. Ci sono persone che si arenano a metà di questo valico e non vanno più né di qua né di là, ne conosciamo tutte di persona qualcuna. E può essere molto veloce in alcune persone, specialmente oggi che hanno avuto qualche modello positivo di riferimento, e quindi la scelta omosessuale è meno drammatica di una volta, perché io per accettarmi come omosessuale ho dovuto capire che comunque no, io non ero un travestito e non avevo nessuna intenzione di andare a prostituirmi sui viali, e quindi, però se non ero quello allora cos'ero, perché quello era l'unico modello che mi veniva fornito all'epoca. E quindi la prima fase ovviamente è il coming out verso se stessi, cioè accettare che queste pulsioni, questi desideri, questi pensieri che si hanno dentro di sé significhino una certa cosa. E ci sono tantissime strategie per evitare di chiamare le cose col loro nome. Poi ultimamente, da quando c'è il queer, che è diventata la scusa di tutte le velate di questo mondo, perché loro non vogliono definirsi, perché definirsi è ghettizzante, siamo pure messi bene. Però spieghiamo cosa sono le velate. No, nel senso, sì, no, no, non lo spieghiamo. Nel senso che siamo stati educati anche noi a disprezzare le persone omosessuali, perché le persone omosessuali sono notoriamente nevrotiche, incapaci di amare, sessuomaniache, con una paralisi dell'affettività, sono destinate all'infelicità, non sono capaci di tenere una coppia, una relazione, ovviamente non possono crescere dei bambini perché li rovinano, li fanno diventare... Cioè, sappiamo tante belle cose sull'omosessualità, che poi soltanto dopo aver fatto una scelta omosessuale capiamo che erano dei miti. Il problema è che questo lo scopri dopo, in un percorso che dovrebbe portarti a quel dopo. E quindi la prima fase è coming out con se stessi, arrivare a pronunciare le famose frasi: sì, io sono lesbica, io sono gay. E la seconda fase è il coming out con gli altri, ma è sempre una seconda fase. Oltretutto, in quei casi, io sono contrario all'outing, per esempio, cioè quello che volgarmente si chiama sputtanamento di una persona omosessuale che non ha deciso lei di fare questo coming out, perché si rischia che una persona venga buttata sulla piazza quando ancora non è pronta, quando ancora non ha gli argomenti per rispondere alle obiezioni, quando è ancora debole, insomma, quando non ha ancora le ossa abbastanza forti da difendersi, perché comunque purtroppo, anche se l'Italia è molto cambiata in questi 35 anni, delle relazioni negative ci sono, e quindi è importante, secondo me, che ognuno segua i propri tempi. Io sono un pasdaran, mi definisco un pasdaran del coming out, vorrei che il coming out lo facessero tutti, però contemporaneamente sono un nemico dell'outing, perché il coming out deve essere una scelta individuale che ogni persona fa quando è pronta, e ogni persona sa lei quando è pronta, a 14 anni alcune, 24 anni altre, ma è molto meglio fare coming out a 24 anni convinti che subire un outing a 14. Non c'è niente di positivo nella precocità se non sei pronto per farlo. Assolutamente. Vogliamo fare qualche domanda dal pubblico, se magari c'è? Ti faccio io una domanda. L'hai chiamata scelta omosessuale, ti posso chiedere sì. Cosa intendi? Ecco, questa è una... La mia mamma mi ha sgridato per questo, quando dice: ma tu usi la parola scelta omosessuale, e quindi sei d'accordo con le sentinelle in piedi, ho creato un mostro, no? Sì. E in realtà c'è da capire una cosa, se fate attenzione, quando parlo di scelta omosessuale si riferisce al scegliere di accettarsi come omosessuale, non è una scelta il fatto di essere omosessuale, però il fatto di accettarsi o non accettarsi sì che è una scelta, perché non è una cosa obbligata che siccome sei omosessuale allora farai coming out. Il coming out rimane una scelta individuale, e
magari tu come mia madre mi chiederesti, ma non si fa prima a eliminare questa parola, così evitiamo le ambiguità, evitiamo le... Però per me la parola scelta è importante, perché ci tengo a sottolineare il fatto che il coming out è una scelta, non riesco a trovare un altro termine per definire, cioè è un momento di crisi della persona che si trova di fronte a un bivio e deve decidere da quale parte andare. Possiamo chiamarla decisione, ma l'ambiguità rimane. E il punto è che le teorie riparative, tra l'altro in questa riedizione un capitolo sulle terapie riparative abbiamo dovuto aggiungerlo, perché sta diventando una spada di battaglia dei nostri nemici, no? Le terapie riparative sostengono una cosa vecchia presentandola come nuova, cioè che l'omosessualità è una scelta, nel senso che gli omosessuali non esistono. Ora, questa è una tesi molto carina, che di nuovo all'interno del mondo GLBTQIA più QRSTUVZ i queer sostengono, cioè l'omosessualità non esiste perché è una costruzione sociale che è stata data dal potere, ma le persone sono pansessuali, sono totipotenti, e invece è una palla, scusate. Questo è il mio punto, è il punto di vista mio ed è il punto di vista del movimento gay tradizionale. Non si sceglie di essere omosessuale, non si sceglie di essere eterosessuale, non si sceglie di essere bisessuale. E la scelta è appunto se accettarsi per quello che si è o non accettarsi per quello che si è, e anche questa è una scelta. Ma l'esperienza ci ha mostrato che tutti i tentativi di andare contro la propria natura, che tra l'altro si sono verificati in entrambi i sensi, cioè tutti quegli omosessuali che hanno proclamato al mondo di essere guariti perché Gesù li aveva guariti, poi ci sono interi movimenti di ex gay in America che si sono sciolti perché i loro presidenti si innamoravano delle persone che dovevano guarire, smettevano su coppia e sciogliono. È successo veramente. Exodus ha fatto addirittura pubbliche scuse, il suo fondatore, vent'anni dopo averlo fondato, si è scusato per tutto il male che aveva fatto, e ha avuto bisogno di 20 anni per capirlo, queste persone, cioè questo vi fa capire la profondità intellettuale di queste persone.